Buongiorno e benvenuti a questa puntata di Simfercast. Simfercast è una collana di brevi video di aggiornamento e di formazione professionale a cura della Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa. Oggi parleremo di problemi legati alla gestione, al trattamento, alla presa in carico delle persone con obesità e comorbidità. Con Paolo Capodaglio. Paolo Capodaglio è fisiatra, è professore associato della medicina fisica e riabilitativa dell'Università di Torino ed è direttore di una unità operativa dell'Ospedale San Giuseppe di Piancavallo che fa parte dell'Istituto Auxologico Italiano. È autore di molti articoli e anche di testi sulle problematiche della nutrizione, sulle problematiche metaboliche e sulle conseguenze disabilitanti delle patologie metaboliche ed è responsabile del settore del committee sulla riabilitazione delle condizioni di disordine metabolico della Società Europea di Medicina Fisica e Riabilitativa. Lo ringraziamo per questa sua partecipazione e partirei subito con una richiesta, con una domanda a Paolo Capodaglio, che è proprio di illustrarci i motivi per cui la fisiatria e la medicina fisica e riabilitativa sono e debbono essere interessate ad approfondire queste problematiche. Grazie Paolo, ti lascio volentieri la parola. Grazie Paolo. Beh, senz'altro una delle ragioni principali per cui un fisiatra dovrebbe interessarsi a questi temi sta nelle proporzioni pandemiche del problema obesità. È un problema cronico, è un problema molto diffuso, come sapete, e la conseguenza di questo è che vediamo sempre più pazienti nei nostri reparti che, oltre ad avere delle condizioni post-acute, neurologiche o ortopediche, sono anche obesi o gravemente obesi. E poi ci sono anche nei nostri ambulatori sempre più pazienti che si presentano con comorbidità associate, spesso multiple, che peggiorano e che possono aprire delle finestre di disabilità, proprio come succede ad esempio nelle malattie neurodegenerative o nelle malattie reumatiche. L'obesità è una malattia cronica progressiva che richiede un trattamento multidisciplinare e richiede dei setting multipli di trattamento a seconda appunto del grado di disabilità dello stato clinico. E per il background che il fisiatra riceve, la maggior parte dei fisiatri in questo momento non sono preparati a trattare pazienti con questo grado di comorbidità, con trattamenti che richiedono appunto una multidisciplinarietà molto, molto importante. Esistono delle linee guida cliniche per il trattamento dell'obesità, ma che non trattano specificatamente la problematica riabilitativa. Infatti, la fisioterapia, gli interventi di terapia fisica non sono esplicitati in queste linee guida. Come vedete dalla diapositiva, l'obesità è spesso associata a un range di comorbidità importanti che possiamo dividere in meccaniche, metaboliche e mentali. Tra le comorbidità meccaniche, quindi legate all'eccesso di massa corporea, c'è sicuramente la degenerazione articolare su base artrosica, le apnee ostruttive del sonno e anche l'incontinenza urinaria. Il denominatore comune di queste problematiche è lo squilibrio muscolare rispetto alla massa corporea e quindi al deficit di controllo motorio che si osserva in questi pazienti. Badate bene che i meccanismi di respirazione, continenza e stabilità del rachide lombare sono molto interconnessi tra di loro. L'eccesso di peso impone delle meccaniche anomale nei pazienti obesi, quindi si ha un aumento della lordosi lombare con un tilt pelvico anteriore e un avanzamento del centro di massa. Per compensare questo, i soggetti obesi quindi mostrano una iperlordosi lombare e una rigidità del tratto dorsale. Questa postura condiziona una inefficienza dei muscoli lombopelvici e anche dei glutei, che quindi non mantengono un corretto allineamento del bacino col tronco. Questa postura è sostenuta quindi prevalentemente dai muscoli lunghi toracici, che però facendo questo limitano l'escursione della gabbia toracica
e diciamo il lavoro di rotazione e di flessione del rachide. Quindi questo va a carico soprattutto del rachide lombosacrale, in cui aumentano le forze di compressione, quindi il rischio di sviluppare low back pain. Però questa rigidità, diciamo, del tratto del rachide ha un impatto negativo anche sull'espansione della gabbia toracica, come dicevamo, e quindi rende inefficiente il lavoro del diaframma, quindi la respirazione diventa più difficoltosa, diventa più apicale col coinvolgimento di muscoli respiratori accessori. I muscoli pelvici, il diaframma, giocano un ruolo certamente nella continenza e nella respirazione, ma formano insieme ai muscoli addominali il cosiddetto cilindro lombopelvico. Questo è insufficiente in questi pazienti. Quindi stabilità, respirazione e problemi di continenza urinaria. La postura è alterata, la base di appoggio è allargata per le masse, diciamo, corporei, i volumi corporei implicati, le anche spesso sono intrarotate con le ginocchia in valgo e spesso iperestese. Le caviglie sono spesso ruotate in fuori in un'eccessiva flessione plantare e pronazione, quindi con un collasso dell'arco longitudinale mediale. E quindi il risultato è che dal punto di vista funzionale nel cammino la fase di push-off, di spinta alla caviglia, è insufficiente proprio per questa posizione del piede che non riesce a generare le forze corrette rispetto alla massa corporea. Questo influenza chiaramente il cammino, influenza la stabilità. Poi, stando appunto questo coinvolgimento dei muscoli toracici, questa postura con flessione toracica, le scapole sono in posizione svantaggiose dal punto di vista biomeccanico e le arti superiori sono ruotate anteriormente. Quindi questo, diciamo, condiziona una respirazione superficiale e predispone a sindrome di impingement delle spalle. Certamente sono pazienti che hanno una ridotta forza muscolare quando il valore di forza viene normalizzato rispetto alla massa corporea. E ci sono delle alterazioni anche neurologiche, delle alterazioni sensomotorie, la percezione del dolore, la percezione vibratoria, l'abilità, la discriminazione tattile sono alterate nell'obeso. Il paziente obeso vive in uno stato di condizione di infiammazione cronica, di low chronic low inflammation, e anche la prevalenza di sindromi di reumatologiche, di fibromialgia è più alta in questi pazienti. La sindrome metabolica non è altro che una disregolazione di citochine infiammatorie e c'è una relazione tra questo e per esempio le tendinopatie. Spesso le tendinopatie occorrono quando c'è proprio un disturbo metabolico, che un'iperglicemia, un'alterazione dell'asse ormonale che altera la struttura tendinea. E anche l'osteoporosi correlata all'indice di massa corporea. Quindi abbiamo spesso delle subpopolazioni di pazienti obesi che sono sia sarcopenici che osteoporotici. I risvolti funzionali sono una ridotta capacità di equilibrio, ci sono alterazioni nel sit to stand, nel reaching, c'è un rischio di caduta più elevato, il costo della marcia è più elevato e è ridotta l'efficienza del cammino proprio per questa inerzia delle masse, per questa ridotta forza e ridotto equilibrio. Quindi i pazienti camminano più piano, con tutti i parametri spazio-temporali ridotti in un cammino più cautelativo. Praticamente il cammino viene adattato per ridurre il carico al ginocchio e per ridurre il dispendio energetico della marcia, con momenti articolari molto più importanti, chiaramente. Questo per darvi un po' il quadro, diciamo, delle problematiche intrinseche al fatto di essere estremamente pesante.
Vi dicevo che fino ad ora non c'erano linee guida per pazienti riabilitative, per pazienti con obesità. Nel 2017 abbiamo pubblicato un position paper con la European Society of Physical Rehabilitation Medicine proprio per definire il ruolo dello specialista fisiatra come leader del team multidisciplinare di riabilitazione. Sulla base di questo articolo abbiamo poi sviluppato delle linee guida che sono state supportate dalle due associazioni di riabilitazione internazionale, la ISPRM e l'ISPRM, quindi l'internazionale e l'europea, sviluppato le linee guida in accordo appunto con le metodiche per lo sviluppo di linee guida, quindi col GRADE e con la metodologia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi gli step principali sono stati la formulazione di domande in formato PICO. PICO, sapete, è la Population Intervention Comparison Outcome. Quindi viene fatta una ricerca della letteratura sull'evidenza presente sui trattamenti riabilitativi nell'obesità. Viene condotta una ricerca sistematica per ciascuna domanda e viene fatta una meta-analisi per ciascun outcome, e quindi vengono formulate le raccomandazioni basate sulla qualità dell'evidenza esistente. Il panel che si è occupato di questo era fatto da fisiatri, da colleghi europei ed internazionali, da endocrinologi e da psicologi clinici. Gli outcome che abbiamo considerato erano il peso, il BMI, quindi l'indice di massa corporeo, e il giro vita, perché sono fattori fondamentali per associati al rischio cardiovascolare, cardiometabolico. Quindi i loro miglioramenti sono significativi per questi pazienti. Ma altri outcome importanti sono stati la qualità della vita, la percentuale di tessuto adiposo nel corpo e altri parametri come il colesterolo totale, la pressione sistolica, eccetera. E abbiamo usato uno strumento che si chiama Cochrane Risk of Bias Tool per valutare la qualità degli studi coinvolti. E le linee guida sono state poi sviluppate utilizzando un software che si chiama Grade Pro. Complessivamente abbiamo raccolto 7.847 studi e di questi su 133 studi sono state fatte le meta-analisi. I risultati sono stati queste 16 raccomandazioni che vedete. Sostanzialmente non riguardano specifiche tecniche fisioterapiche, riguardano le tre aree di intervento principali, quindi l'intervento nutrizionale, l'intervento di attività fisica e l'intervento cognitivo-comportamentale, che dovrebbero essere gli interventi da integrare in qualsiasi programma multidisciplinare per questi pazienti. La raccomandazione principale è quella di fornire degli interventi multidisciplinari, individualizzati a seconda delle caratteristiche del paziente, che dovrebbero essere estesi anche nel lungo periodo, quindi al di là del periodo di ricovero riabilitativo intensivo. Naturalmente la componente nutrizionale deve includere una dieta moderatamente ristretta con una percentuale di proteine alta o con un contenuto basso in componente grassa. Poi deve essere svolta un'attività frequente, un esercizio aerobico frequente, che dovrebbe essere poi mantenuto anche nel lungo termine. E infine dovrebbe essere forniti nel programma multidisciplinare degli interventi cognitivo-comportamentali per cambiare lo stile di vita e quindi ottenere delle perdite di peso più significative. Quindi in sostanza queste linee guida definiscono il ruolo professionale del fisiatra nel paziente con obesità
proprio nel proporre, nello stilare un programma di riabilitazione multidisciplinare mirato non solo alla perdita di peso, ma anche al guadagno in salute e il guadagno funzionale. Quindi queste linee guida, che sono le prime dal punto di vista riabilitativo, servono a diciamo assistere lo specialista fisiatra nel trattare pazienti che devono svolgere un programma riabilitativo intensivo, ma che sono anche obesi o gravemente obesi. È importante ricordare che queste linee guida sono state sviluppate specificatamente per il setting riabilitativo e quindi, pur non trattando nello specifico delle tecniche fisioterapiche appunto specifiche, trattano in realtà gli interventi, le aree di intervento che sono essenziali per questo programma. Ecco, queste in sostanza sono un po' i risultati di questa pubblicazione. Grazie a Paolo Capodaglio per questa esposizione e anche per aver affrontato, soprattutto per aver affrontato un tema sicuramente ancora relativamente trascurato nella nostra pratica quotidiana. La domanda che vorrei fare conclusiva è proprio relativa a qual è la sua percezione sul fatto che questa sensibilità verso le problematiche delle persone con disturbi metabolici e patologie disabilitanti sia presente nel nostro paese e quali prospettive future potrebbe indicarci per migliorare, ecco, nella nostra pratica quotidiana l'applicazione di questi concetti. L'impatto di obesità e quello che ne viene insieme, quindi diabete e comorbidità, sugli outcome riabilitativi è evidentemente sottostimato, è spesso sottostimato. Però va ricordato che la presenza di obesità e diabete spesso prolunga i nostri ricoveri ospedalieri o espone il paziente a più a rischio di complicazione. Ma anche nel paziente cronico i programmi riabilitativi sono generalmente di durate maggiori e impiegano proprio più risorse. Ecco, quindi diciamo un take home message di questo articolo potrebbe essere quello di promuovere un'azione sinergica con altri specialisti proprio per aumentare l'efficacia dei nostri programmi riabilitativi multidisciplinari. E a questo proposito credo che la ricerca e noi dovremmo fare degli sforzi per utilizzare sempre più approcci per cercare di ridurre il rischio di disabilità, un po' come viene fatto nell'approccio al rischio dell'infarto miocardico, quindi con score compositi che mettano insieme più aspetti del paziente, ad esempio l'osteoporosi, la sarcopenia, l'obesità e il diabete. Quindi andare a muoverci da concetti di fragilità regionale a concetti di fragilità più globale, tenendo in considerazione proprio la combinazione di questi fattori, quindi una bassa densità minerale ossea, una bassa massa muscolare, una qualità del muscolo bassa, o anche una percentuale di grasso corporeo in eccesso. Quindi diciamo dovremo sforzarci con i nostri colleghi di altre specialità per pensare a score compositi che sintetizzino i cluster delle patologie esistenti per far ritornare, diciamo, il paziente come entità al centro della nostra attenzione e non il singolo aspetto.